Gli antichi Veda, non una sola volta in migliaia di scritti, viene menzionato il termine religione, proprio perché fondarne una non era previsto negli intenti. Del popolo vedico non è rimasto un solo oggetto, solo parole e conoscenza. Non si è mai preoccupato di conservare null'altro, oltre al sapere. Non si è mai nemmeno predisposto a lasciare traccia delle proprie conquiste. Non ha mai cercato di fondare un impero, quanto piuttosto di conoscere l'essenza della sovranità. Non c'erano templi, santuari, mura recintate, ma solo re, senza però alcun regno che avesse un confine definito e invalicabile. I vedici non avevano immagini scolpite perché la loro mente ne era già sazia. Erano ossessionati dalla precisione dei rituali, questo sì, ma ripuliti dal bigottismo. Non amavano la sciatteria nei gesti, poiché gesti imprudenti provocano disordine e perfino disgrazie. Di loro non rimangono edifici, bensì un partenone di parole, la lingua sanscrita, giacché samskrta significa perfetto. Per l'India vedica la storia non era qualcosa su cui prendere appunti. Il passato era passato, liberamente tratto da L'ardore di Roberto Calasso, edizioni Adelphi.